Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. Questo posto è immenso. Da dove iniziamo? Per prima cosa cerchiamo un'entrata. Secondo te c'è un allarme? Vediamo se si può entrare senza rompere una finestra. Forza, diamo un'occhiata sul retro. Ok, dammi la mano. Bene, e andiamo. È troppo alto. Forza, seguimi. Forza, Nathan. Wow. Da brividi. Sì, tieni. Ne ho qui un'altra. Dunque, hai in mente una stanza in particolare? Ma prova a vedere se noti libri, diari o anche qualunque tipo di documento scientifico. Qui non c'è niente. Niente. Di certo non saranno in questa soffitta. Gli scatoloni sono pieni di attrezzature da viaggio e campeggio. Scendiamo. Come pensi di trovarli? Gli appunti di nostra mamma. Come, non ricordi? Usava dei quaderni rilegati in pelle bianca. Sì, lo so, ma questo posto è così grande. Come cercare un ago in un pagliaio. Eccolo, pelle bianca. Forse ne ho trovato uno. Davvero? No, non è della mamma. L'idea era giusta. Continuiamo a cercare.
questa era casa tua. Ehi, queste scatole ti ricordano nulla? Tutti i posti in cui abbiamo vissuto. Esatto. Papà diceva sempre: perché disfarle? Tanto tra un mese traslocheremo di nuovo. Già, il solito idiota. Sam, mi prenderai per matto, ma questo sembra un vaso della dinastia Ming. Nathan, nessuno sano di mente abbandonerebbe qui un vaso della dinastia Ming. Già, non può che essere un'imitazione. Mi pare ovvio, vero? Vero. È chiusa! Dai, proviamo insieme. Pronto? Vince! Vince! Ma che diavolo? Sembra una specie di sarcofago. Sì. Guarda qua. Questo posto è pieno di sarcofaghi. Sarcofagi. Sam, è autentico. Cos'è questo posto? Beh, andiamo a scoprirlo. Ah, questo è dell'antica Roma. Terzo, forse quarto secolo. Questo lo riconosci? Ho visto qualcosa del genere. Figure distese. È etrusco. Ah, è vero. Sì, marito e moglie tumulati insieme. È un po' lugubre, ma devo ammettere che ha un suo fascino. Già. Sembra di stare in un vero museo. Secondo te c'è anche la sala dei dinosauri? Non mi stupirebbe. Vasi canopi. Forti? Un altro. No. Questa mi sembra proprio un'antica lavastoga dell'epoca mesopotamica. Ah, sono sempre stato io quello spiritoso. Sempre. Guardami, Nathan. Chi sono? Eh? Ma il dottor Livingstone, dai! Un figurino. Cavolo! Cosa non darei per un invito come questo? Quindi, dove andiamo? Eh? Se potessi andare ovunque nel mondo, tu sceglieresti? Ovunque? Ovunque. Beh, allora... vediamo... India!
Sì, alla scoperta del Taj Mahal. Giro, giro, tondo. Unione Sovietica. Andiamo a Mosca. Potremmo avere qualche problemino a entrare. È il mio sogno vedere la Piazza Rossa. Riproviamo. Inghilterra. Non sarebbe male vedere il castello di Windsor. Giusto, Sam? Ehi, ehi, non guardare me. Non è colpa mia se non eri ancora nato. E comunque anch'io ricordo poco. Insomma, non era questo granché. Sì, sì. Ok, ultimo giro. Brasile. Ora sì che si ragiona. Il fascino misterioso della foresta amazzonica. E il fascino degli indigeni con le frecce avvelenate. Sì, sì, anche quello. Ehi, guarda un po' qui. Totem della fertilità. Wow, questo tavolo è grande come quelli della mensa all'orfanotrofio. Secondo me qui si mangiava meglio. Ci vuole poco. Caspita, qui dovevano organizzare delle feste da paura. Visti i soprammobili, i soldi per farlo non gli mancavano. Infatti. Ma sarà passato parecchio dall'ultimo ricevimento. Ehi, guarda che roba, un elmo demoniaco. È vichingo, vero? Sì, buonanotte. Gli elmi vichinghi non hanno le corna, è persiano. Oh, ma pensa. Immagina cosa si prova a scoprire per primi queste cose. Non deve essere per niente male. Ehi, Lawrence d'Arabia. Avrei voluto vedere il film, ma non ci sono mai riuscito. Un'armatura. Francese, direi. Sì, la musica classica. Sì, sono un tipo dai mille interessi. È una lettera. O quel che ne resta. Volevano comprare le loro cose, ma hanno detto di no. Un'armatura. Francese, direi. Oh, wow. Conoscevano Amelia Earhart. Scherzi. Cavolo, conoscevano tutti i più grandi. Eccolo,
Pelle bianca. Forse ne ho trovato uno. Davvero? No, non è della mamma. L'idea era giusta. Continuiamo a cercare. Samurai! Riconosci anche l'emblema? Il fiore di Malvarosa si lega... Vediamo... Zitto, non suggerire! Al clan Tokugawa! Bravo, esatto! È una lettera. Ho quel che ne resta. Volevano comprare le loro cose, ma hanno detto di no. Non avevano bisogno di soldi. Io non venderei mai questa roba. Ok, ho proprio il sospetto che i diari della mamma non siano qui. Diamo un'occhiata di sopra. Chiusa. Le cose della mamma potrebbero essere in queste stanze. Proviamo a entrare. Credo che i diari siano qui. Dobbiamo arrivare a qui punto è da sola. Aerazione. Un gonk con drago. Sembra del sud-est asiatico. Bello. Ehi, qui c'è il tuo libro preferito. Davvero? Quale? Il volume dal titolo... Storia generale dei pirati. Forse vuoi dire storia inventata dei pirati. Persino il nome dell'autore è finto. Finto o meno, sembra proprio una prima edizione. Davvero? Questo posto è incredibile. Wow. Vuoi portarlo via? No, nel mio zaino si sbriciolerebbe. Potresti rivenderlo. Così potresti mollare quel lavoro. Per stasera, limitiamoci a ciò che ci spetta di diritto. Guarda qui. Bussola, meridiana. Immagina solamente di essere sperduto in alto mare, con quegli strumenti come unico baluardo tra la vita e la morte. Già, è pazzesco. Sì, giusto. Ci porterà dritti in una di quelle stanze. Non ci... Ti. Cosa? È troppo stretto per me. Pensi di farcela? Stai scherzando? Pensi di farcela. Ok, va bene. Vediamo come te la cavi.
Vieni a vedere. Ho trovato come salire. Vieni. Spostiamola. Sei pronto? Ops. È una Polaroid. Sì, fa vedere. Penso funzioni ancora. Dai, vieni. Fai un bel sorriso. Non perderla. Ok, qua su. Attento a non cadere. Bene. Bene. Ok, sono dentro. Puoi aprire la porta? Aspetta. È chiuso anche da questo lato. Cerca, forse c'è una chiave. Codeina. Antidolorifici. Eccoti. Quindi? Niente. Non ho trovato diari. Pazienza, resta ancora una porta chiusa, dai. Forza.
Oh, wow! Il paradiso dei diari. Dai, proviamo a cercare. Sam. Trovato qualcosa? Sì, è lui. Del paradiso. Avery. Il colpo alla Gansway. Wow. Ah, cosa hai trovato? Questo non lo ricordavo. Sì, neanch'io. Ma è... sì, è di certo la grafia della mamma. Mani in alto! Lentamente! Ehi, quella non serve. Che cosa ha preso? Ehi, la pistola su di me! Datemi il diario. Ok, va bene. Va bene. Mi spiace, Nathan. E adesso? Adesso. Aspettiamo. La polizia. Ah, senta, perché andare incontro a dei grattacapi? Fermi. Solo per rovinare la vita di due ragazzi, sarebbe... Non costringetemi a spararvi. Per favore, signora, nessuno si è fatto male, giusto? Bisogna affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Almeno lasci andare lui. L'ho portato per fargli vedere le cose di nostra madre. Tutto qui, lui non c'entra nulla. Cosa? Le ho detto che la colpa è solo mia. No. Vostra madre, hai detto? Sì, quel diario era di nostra mamma. Siete i figli di Cassandra Morgan? Salve. Mio Dio. Vi ho quasi sparato. Sì, a proposito, le spiacerebbe. Conosceva mamma? Lavorava per me. Come credo avrete notato, sono una specie di collezionista. Riduttiva come definizione. Quindi, mamma era la sua interprete? Vostra madre era la storica più in gamba che abbia mai conosciuto. Insieme avremmo realizzato grandi cose. Ma poi la sua malattia. Mi spiace. No. Tutto ok. È passato molto tempo. Di tutte le sue scoperte, questa sarebbe stata la più illustre. Sei che parvi smagna. Conosco questo motto. È quello di Sir Francis Drake.
Sì, latino e personaggi storici. Erano gli argomenti a cena. Eravamo una famiglia bizzarra. E ha mai parlato delle sue teorie riguardo Sir Francis Drake e i suoi eredi? Sir Francis Drake non ha avuto eredi. Già. Secondo la storia ufficiale. Ma vostra madre e io non ci credevamo. Lo studio dei segreti di quel pirata è l'ennesima avventura a cui dovrò rinunciare. E dovrò rinunciare a molto altro. Perdonatemi. Lo sfogo di un'anziana. Ecco. Appartiene a voi quanto a me. Chissà, forse un giorno finirete ciò che lei aveva iniziato. Sì, ecco. Possiamo andare, vero? Parlerò io con la polizia. Siete riusciti a entrare? Non avrete problemi a uscire? Sì. Ecco. Grazie. Scusi il disordine. Dai, Nathan. Andiamo. Si sente bene? Porca troia. No. Ehi. Sam? Signora? La polizia? Tutto bene? No. Aspetta, dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo tagliare la corda. Non possiamo abbandonarla. Non c'è nulla che possiamo fare, ok? Dobbiamo scappare se gli sbirri ci trovano qui, eh? Signora? Nathan! Dobbiamo andare! Subito! Ah, merda! Finestra! Finestra, dai! Ah! Ok, tu, vai di sopra, tu, vieni con me. Svelto. Aspetta. Per il cancello sembra libera. Al cancello? Okay. Capito. Rallenta. Ok. Nathan! Stai bene? Eccoli! Alto là! Corri! Di qua! Seminiamoli! Qui è la gente marcia. Abbiamo due sospettati di furto con scasso. Un adulto e un bambino. Fermi, maledizione! Torna qui! Vai. Eccoli, torna! Peccato! Scappa, Nathan! Peggiori solo la situazione! Via! Ci ha fatto! Ultimo avvertimento! Giù a terra e mani sulla testa! Peccato! Accidenti! Dai! Ok.
Sulla moto, presto, dai! Reggiti forte! Dovremmo avercela fatta. Che dici di fermarci a prendere fiato? Che nottata, eh? Che nottata. Quella signora. Ehi. Ehi, stammi a sentire. Non è stata colpa nostra. Insomma, la signora era malata. È giusto starci male, ma non potevamo impedirlo. E ora che facciamo? Non posso tornare all'orfanotrofio. E tu non puoi tornare al lavoro. Non torniamo. Certo. No, dico sul serio. Scappiamo da questo posto e andiamo il più lontano possibile. Sì, e la polizia non ci troverà mai. Beh, suppongo cercheranno Nathan e Samuel Morgan. Sì, siamo noi. Se non lo fossimo? Nathan, prima alla villa, eri ferrato su quegli argomenti quanto quella povera signora. Ecco, ho sempre saputo che eravamo destinati a qualcosa di grande. Ma fino a stanotte non avevo capito cosa. Ma questo, l'opera incompiuta di mamma, è la nostra occasione per iniziare una nuova vita, con una nuova identità. Che stai dicendo? Conosco dei tizi e sono bravi con i documenti. Il nostro nuovo nome? Per mamma, Sir Francis Drake aveva degli eredi. Chi siamo per negarlo? Dici sul serio? Non è vero? Nathan, siamo nati per questo. E ti prometto che tu e io, insieme, faremo strada. Che te ne pare? Nathan Drake.